appuntamento a Castiglion Fiorentino, a questa splendida cittadina toscana che ci ospita al suo calore, a un giovanissimo sindaco intraprendente, al nostro regista Roberto Gambuti, che guida la regia con l'assistenza di Francesco Ebner, Alessandra Vagnozzi, come sempre prezioso punto di riferimento del premio Fair Play che segue da 4 anni, quindi ha una grande esperienza. E allora andiamo alla premiazione per una vita per lo sport. Il premio va a Claudia Bockel. Claudia, nella tua carriera brillano sicuramente l'argento olimpico e l'oro mondiale, ma io direi che la tua stoccata vincente, la più bella, è quella contro il doping. Yes. Well, first of all, sì, beh, per prima cosa, grazie per avermi invitato. Penso che questa sia una delle più belle location che abbia mai visto nel mondo, per ricevere un premio. Grazie per questo. Guarda che emozione, il sindaco. Cittadina onoraria da questa sera. Vasari, ringrazio. Riguardo allo sport, nel mio sport, nella scherma, si incontrano molti problemi, come si incontrano in tanti altri sport, e penso di poter parlare a nome di tutti gli altri atleti. Protecting clean athletes, the fight against doping seemed very obvious. Chimica, and for that, now as the chair of the Athletes Commission, within the International Olympic Committee, I can continue to protect the clean athletes. And for me, it is an easy task because sport has given me so much, and it's for me a chance to give back. And sport, mi piace e mi dà la possibilità, mi rende molto felice. Grazie. Cosa provi nel rivedere queste immagini? Eccola qui. I haven't seen them very often because it makes non le guardo me very spesso emotional. Perché mi fa emozionare molto. È qualcosa di grandioso essere considerata una campionessa, la migliore del mondo. Penso che sia il sogno di ogni atleta di stare lì in cima al podio e di poter sentire quelle emozioni. Si è detto del grande impegno nella lotta al doping che da dirigente oggi Claudia Bockel ha intrapreso. L'Italia è impegnata in prima linea e proprio in questi giorni il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Malagò ha comunicato che siamo nelle prime 5 nazioni per controlli antidoping. Al vertice ci sono Russia, Cina, Germania e Stati Uniti, ma l'Italia è lì subito dietro. Quindi complimenti alla Germania, complimenti a tutti quelli che vogliono lo sport pulito, e l'applauso che parte chiama un personaggio che è ben lieto, da dirigente di lungo corso e presidente della giuria di questo premio internazionale Fair Play, di consegnare, ovvero Gianni Gola. E con lui chiamo anche il dottor Francesco Ricciardi, manager aziendale, che è qui alle mie spalle. Gianni Gola, subito l'emozione di premiare un atleta e poi dirigente di primissimo piano del livello di Claudia Bockel. Diciamo che Claudia è membro del Comitato Olimpico Internazionale, come avete detto, ed è presidente della Commissione Atleti del CIO, cioè è la rappresentante di tutti gli atleti olimpici del mondo. Just say that you are representing. You have the translation, sorry. Sì, adesso funziona. E quindi, voglio dire, svolge un ruolo nell'ambito del CIO straordinario, superbo, grandissimo. E quindi grande come atleta, grande come dirigente, Monica. Come presidente di giuria le chiedo di recuperare il senso di questo evento. Abbiamo ascoltato il cacciatore di sogni pochi attimi fa. Noi siamo dei cacciatori di sogni, cioè sogniamo che possa esistere un mondo in cui il fair play è la normalità, e quando parliamo di
comportamento corretto, di rispetto per sé e per gli altri. Non vogliamo fare del moralismo a poco prezzo.